Ma una volta c'eri tu che sei passata. Progetto culturale La Nostra Isola. Benvenuti in questo splendido Hotel Parco Verde di Ischia Pola. Vivicentro TV. E son Lucia Anicelli. Per me oggi vivere. Bruno Mancini. Sia solo una battaglia. Roberta Panizzi. Combattere. Antonio Mencarini. Mi ritrovo a passeggiare. Luciano Somma. Da solo nelle strade. Katia Massà. Nunzia Zambardi. Nel tentativo. Sasha Savastano. La pace. Enzo Boffelli. La felicità. Come una vi presentano volta, l'antologia poetica Ischia, mare e poesia. Ma una volta e c'eri vi augurano tu, una piacevole serata. Che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Siamo qui con Katia Massaro, fondatrice e presidente per 10 anni dell'associazione Delphis, da quest'anno presidente onorario dell'Oceano Mare Delphis Onlus. E in occasione della presentazione della quarta antologia Ischia, Mare e Poesia, elaborata nell'ambito del progetto La Nostra Isola, Katia si è prestata gentilmente a fare da lettrice per le nostre poesie. Quindi le chiedo di dire due parole su questa manifestazione e anche poi sui suoi interessi e impegni per l'ambiente. Beh, per me è stato un grande onore poter recitare le poesie di questa antologia, anche molto emozionante, devo dire, soprattutto quelle di Bruno. Siamo stati compagni di scuola, per cui ci lega un affetto, meglio non dire da quanti anni. Per quanto riguarda l'associazione, noi da quest'anno siamo diventati Onlus, che ci siamo gemellati con Oceano Mare. Abbiamo adesso 3 sedi, una a Rimini, una a Roma, e poi rimane quella di Ischia, di cui mi continuo ad occupare io come presidente onorario, bontà loro. Mi hanno voluto eleggere presidente onorario. Cosa dire? Noi combattiamo da sempre per la salvaguardia della natura e dei suoi abitanti. Noi a Ischia abbiamo 7 specie di cetacei che non tutti conoscono, e quindi bisogna fare molta attenzione, far conoscere soprattutto ai giovani l'importanza di questo patrimonio che va preservato per le future generazioni. Noi facciamo del nostro meglio, difatti ogni anno facciamo una campagna contro l'inquinamento distribuendo borse ecologiche sulle barre, nei porti, anche con l'aiuto delle autorità qualche volta. E cosa dire? Noi ci proviamo, così come voi provate a far conoscere la vostra poesia, la vostra bellissima poesia. Io credo quindi che cura e ambiente possano certamente andare a braccetto per fare qualcosa di buono e di utile. Senz'altro, sono d'accordo, è così. Bisogna fare di tutto per portare un po' di cultura su quest'isola che ultimamente non è morta, bisogna dirlo. Grazie quindi a Katia Massaro. La rubrica I nostri video termina qui. Nella speranza che sia stata di vostro gradimento,
vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Se desiderate contattarci o inviarci vostro materiale, potete scriverci al seguente indirizzo mail: mgischia@gmail.com.